Grazie, grazie onorevoli colleghe e inevitabili colleghi, pubblico in studio che tra l'altro stasera lo vogliamo ricordare interamente composto da gente che normalmente fa il pubblico da Giovanni Floris, quindi gente che passa il tempo ad applaudire, gente a caso senza motivo. Dimostriamolo, viva il governo, abbasso il governo, che governo medio, perfetto, siete voi. Allora, una puntata fantastica, devo dire, non sembra che siano passati 30 anni, siamo cresciute, siamo invecchiate, maturate, barricate in botti di rovere, anche migliorate in alcuni casi, perché non sempre il tempo è galantuomo, a volte però preferisce essere direttamente compassionevole. Peraltro il vantaggio, e qui parlo squisitamente a titolo personale, il vantaggio di essere stata una trentenne cessa mi ha permesso di ambire a essere una 45enne apprezzabile ed intendo approfittarne. Allora, quindi mi rivolgo a tutte le donne qua presenti, vagino munite, l'espressione cessa potrebbe risultare un filo troppo diretta, però le cose vanno chiamate con il loro nome. Come dice la Bibbia, il noto libro fantasy di autori vari, sia il tuo sì, sì, e il tuo no, no. Sia il tuo no la prima sera, no la prima sera, aggiungo io. E a proposito di libri fantasy, tutti voi sicuramente conoscete J.K. Rowling, l'autrice, diciamo, molto nota del grande successo editoriale degli ultimi anni, Harry Potter. Noto dal gelo calato in sala che qualcuno evidentemente legge soltanto Selezione. Comunque, non mi sarà sfuggita. Tra l'altro Harry Potter, lo ricordiamo, un'ottima alternativa per intrattenere i figli invece che mandarli a giocare in tangenziale. Allora, Harry Potter, una saga infinita piena di colpi di scena, magie, personaggi bizzarri e scontri epici, praticamente il governo Conte. Però anche J.K. Rowling è una fiction in realtà, perché lei si chiama Joanne Rowling. E perché, vi starete domandando, lo sento serpeggiare in sala, perché ha avuto questo bisogno di scegliersi un nome d'arte tipo Alpi, tipo Geggia, tipo Toninelli? Perché? Perché questa scelta? Si vergognava? No, no, assolutamente no. Era senza lavoro, viveva con i sussidi statali, non aveva finito gli studi e fin qui sembra la bio di Maio. Però aveva anche una vita particolarmente difficile, scriveva il libro, pensate, nel pub del cognato, lo mandava in giro, riceveva sempre la stessa risposta: non lo pubblichiamo, troppo lungo. Poi un bel giorno un editore si rende conto che nel libro la lunghezza non è quello che conta, ma conta cosa scrivi, ed ecco che decide di stamparlo. Però le chiede una cosa: di firmarlo con un nome diverso. Joanne, nome femminile, lo noterete, incredibilmente troppo troppo femminile. Fosse stata una donna, che ne so, ma di nome Mario, Mario Rowling, Giuseppe Rowling, Pier Silvio Rowling, sarebbe andato benissimo, non ci sarebbe stato nessun problema. Ma una donna con un nome di donna che scrive un romanzo fantasy per l'editore è risultato poco autorevole. Cioè, quindi, secondo lui, il pubblico si beve questa storia di un mago di 9 anni con mantelli e scope invisibili, circondato da babbani che per prendere un treno si schiantano contro un muro, però se scopre che è stato scritto da una donna urla: no dai, non è credibile. Il resto è storia. Lo sapete? Esatto, i numeri parlano chiaro: 400 milioni di copie vendute, quasi 1 miliardo di diritti incassati, e questo senza farsi dover assumere da nessuno, perché altrimenti quel miliardo sarebbero stati 160 milioni in meno, perché dovete saperlo, stime alla mano, secondo l'Unione Europea le donne guadagnano in media il 16% in meno degli uomini che fanno lo stesso lavoro. Lui bancario, lei bancaria, 16% in meno. Lui postino, lei postina, 16% in meno. Lui albano, lei romina, 16% in meno. E allora, se dobbiamo avere il 16% in meno di stipendio, allora io voglio il 16% in meno su tutto. Volete che vi cuciniamo la mille foglie? Niente, diventano 840. Volete che cresciamo 2 figli? Niente, solo 1,64. Volete 50 sfumature di grigio? E noi ci fermiamo alla 42esima sul più bello. È tutto chiaro. Questo finché non ci pagate uguale. E guardate che ragionamento mi tocca fare per alzare un cachet un po' più alto, perché del resto l'ha scelto una donna, Serena Bandini.
Seri!